Escobar Paradise Lost è un film del 2014 di Andrea Di Stefano e uscirà in Italia con un po' di ritardo il 25 agosto 2016. Siamo negli anni 90. Nick è un giovane ragazzo canadese che si trasferisce in Colombia col fratello e la cognata per iniziare una nuova vita e aprire una scuola di surf. In questo paradiso conosce Maria, della quale si innamora e con la quale darà inizio a una storia d'amore che lo metterà nei guai. Maria è infatti la nipote di Pablo Escobar. Andrea Di Stefano, che nasce come attore ed è qui alla sua prima regia, non ci racconta la vicenda in ordine cronologico, ma inizia da un evento ben preciso, ovvero quando Escobar chiede a Nick di eliminare l'uomo che ha conoscenza del luogo dove è seppellito parte del suo tesoro. Il titolo potrebbe essere fuorviante, non si tratta infatti di una biografia del noto narcotrafficante Pablo Escobar, ma di quella porzione della sua vita vista attraverso gli occhi di Nick, il fidanzato della nipote. In questa pellicola si mischiano un po' di generi, biografico, romantico, drammatico e thriller. È una scelta che può piacere o non piacere. In questo caso era più debole la parte iniziale, durante la quale ci si aspetta che ci si dedichi di più al personaggio di Escobar, mentre è decisamente più solida la seconda metà del film, che si evolve in thriller e che raggiunge livelli di tensione altissimi e ben costruiti. Nota di merito per Benicio del Toro nei panni di Pablo Escobar. Interpreta un Escobar che è ben cosciente del potere che esercita, tanto anche da peccare di tracotanza. È un uomo fisicamente solido e impostato, del quale si sente la mancanza quando non è in scena. Di Stefano però vuole anche indicarci l'Escobar premuroso, padre di famiglia attaccato ai suoi figli, e ce lo mostra più volte in situazioni che ci portano a simpatizzare per lui nonostante i suoi atti criminali. Un po' meno accattivante è il personaggio di Nick, che è l'effettivo protagonista del film ed è decisamente più presente. Interpretato da Josh Hutcherson, Nick è un ragazzo semplice, che si ritrova in una situazione più complicata di quello che si aspettava. C'è da dire però che è il personaggio di Nick a reggere molto bene tutta la parte di thriller finale. Nel complesso, quindi, per essere la prima regia di Andrea Di Stefano, si lascia guardare volentieri. Anche se andando al cinema bisogna ricordarsi che non si tratta della biografia del noto narcotrafficante Pablo Escobar, ma una narrazione ispirata agli eventi di quegli anni e a quel personaggio.